Perché non riesci a giocarmi? Mamma mia, non riesco a prendere la mira, cazzo e Ma è mazzo, sto prendendo la medaglia. facilissimo. Sei tu che non sei abituato. Secondo me dovresti farti la campagna. Se tu ti fai la E campagna. io sto facendo la campagna, non c'è neanche il mirino nella campagna, Che fai il te. mirino? Premi Q. Ah, Ma vai a fanculo, va. Ah, ma va a fanculo, va. Ma che adesso. stronzata. Ma che stronzata. Cioè, per me è una Non è stronzata. una stronzata. Mettimi un mirino semplice, basta, come negli FPS. No. No, così a caso, no. Questo qui è Worms comunque. Ora dovresti vedere il titolo del gioco. Allora, Nick, questo qui è il Worms fatto peggio di tutti i Worms fatti, praticamente. Cazzate, cazzate. A meno, questo qui a mio parere, ovviamente. Lasagna. Io ho creato la partita comunque un attimo che sto sistemando le cose. Comunque questo qui è il mio gioco fatto di Worms, perché è in 3D, non in 2D, quindi tu non sapevi mirare perché in 2D non c'è bisogno di mirare, non c'è tutta sta gran mira. Cioè prendi la bazooka e già c'è la mira automatica. Per questo sei scarso e basta, sì, sono scarso. Non è una guida automatica, non è una mira automatica, devi mirare comunque, devi pensare alla Ma che posizione del cazzo devi vento, pensare? Una delle minchia cose. da qua e devi pensare. Guarda, sono Ma sicuro non qua è devi pensare. vero, io su Worms mi sono sempre trovato bene perché comunque calcolavo il vento, calcolavo il tiro, la posizione del Era tiro. molto più nel 2D è più semplificato del 3D, molto più semplificato. Quindi se, mi Vabbè. stai dicendo semplicemente che ti piace la roba semplificata. No, non ho detto che mi piace la roba semplificata, solo perché questo stile mi piace quello stile, punto. Non vuol Ti dire un piace la roba cazzo. semplificata, come a tutti. Va bene, Dom. Tanto Zitta, Dio. zitta, 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 sì, entra nella roba. Ah, parla, parla. Parli, parli. Parole tue. Con parole mie, allora. Daniele è il nabbo. Complimenti. Ecco, invidiamo pure ad Andrea, anche se non hai il gioco. Non penso io. Ma perché mi sta facendo continuare a giocare se li ho uccisi tutti? Che cazzo devo fare? Cioè, sono delle missioni. Ma tu l'hai letto il libro quando ti ha detto quello che devi fare? C'è un libro. E ti dice quello che devi Vedo fare. una freccia. Vado dalla freccia. Ma tu stai facendo le missioni in 3D o le missioni quelle là del 4? Quelle dell'ultimo, io solo questo Worms C'hai c'ho tutti e due domenica. insieme. Questo qua è Ultimate Mayhem. Cazzo ne L'hai so io, questo comprato a scatola chiusa tu. è Worms. Però sto facendo questo, cazzo ne so. Lui l'ha comprato a scatola chiusa. Scatola chiusa, che cazzo vuol dire scatola chiusa? Che Guarda non come sapevi mangi. niente di quello che ti aspettavi dal gioco. Certo che non lo sapevo, che cazzo ne potevo E sapere io? quindi si dice scatola chiusa. Ah, non, no, no. Sapevo che cazzo stava comprando, ne so, Scatola niente. chiusa, hai comprato una cosa a scatola chiusa. Nel senso che non sapevi niente, l'hai preso. Noi stiamo aspettando a te per giocare comunque. E ho capito, ho finito ora la missione, dovevo distruggere l'ultimo coso di Tritolo. Ma è la missione più semplice quella. È la prima missione, vorrei vedere che è la più semplice. Lo sai che l'ho fatta in. Cioè il record di averla fatta in 10 secondi. Parlando di turni. E beato te, io sono qui da quanto? Boh, non lo so. Da 10 secondi mi sa troppo poco, troppo tanto, mi sa tanto. Qualcosa di più, ovviamente. Comunque ti Ma rimando io mica l'invito. sto facendo un record, come Se frega, fai il cazzo. record prendi più soldi. E Ma non me ne frega niente a me. lo Io so, l'ho sono fatto per dipendente. passare il tempo mentre tu stavi facendo Ci quella sono roba. anche le Perché mi missioni. dici di andare in acqua? Che cazzo di problemi c'hai? Non ho capito, ma tu sei ancora alla missione del tritolo? Ma com'è Mi dici di andare in possibile? acqua? Allora, mi ricordo la posizione. Ce n'è una. Ce ne sono tutte dentro il negozio sono. No, e dice che devo andare in acqua. 5 metri verso Allora, l'acqua, mi ragazzi, sta dicendo. me la faccio vedere io in live. Intanto che. Così almeno. Poi Ma non è che dico guardala. stronzate, non è che dico stronzate, ti mando una foto. Ok, aspetta Ti un attimo. giuro. Tu
Aspetta un attimo. Ho detto che è fatto male sto schifo. Secondo me sei tu che proprio non hai capito. Ah, non ho capito. C'è una freccia che ti dice dove devi andare. Pure okay, in via okay, ragazzi, sono uno per presso i nemici. Ok, ci siamo? Ora guarda quello che devo fare. Me la faccio vedere in live. Tu guarda la live, mettiti stop e guardami un attimo la live. Ok? Ti ho inviato una foto, guarda la foto. Ma tu la vedi che ti indica la freccia? Ma quella non devi vedere quella freccia. C'è una freccia, non andare avanti. Ma che cazzo ti scemo? Ma perché guardi quella freccia? Perché la freccia teoricamente ti dovrebbe dire dove sta il prossimo obiettivo. Ma non è quella la freccia che ti indica l'obiettivo. E che cazzo di senso ha mettere una freccia? Serve a qualcos'altro che la freccia, Daniele. È il vento. Guarda la live un attimo. Ma è il vento quella freccia? Ma no. Ma no, che cazzo ne so, tu giochi a sto gioco, mica io, dove... Stava rincoglionendo tantissimo. È facilissimo, stai mettendo dei bicchieri con l'acqua. Guardi la live un attimo, guarda come... Ah, non ho bisogno di guardare la live. Certo, ti vedo come faccio cazzo. Vedere in quanto si fa questa partita qua. Me la faccio vedere un attimo. Forse lo devo vedere dall'alto. We should use this to our advantage. Destroy the TNT, and the diner and the worms should go with it. Madonna, quanti ricordi! Let's rip this joint. Madonna, quanti ricordi! Amavo questa cosa, amavo. Allora, il nostro obiettivo è quello di far esplodere le TNT. E come si fa? Vicini qui. Colpendole. Non usi la TNT per distruggere la TNT, ma usi il lanciarazzi. Ma stai scherzando? Vuoi fare così, cretino? Sei cretino, sì. Hai sbagliato. Va bene. Guarda come lo sto facendo io. Guarda, per spregio non lo guardo. Babbo, addirittura, Daniele. E proprio per spregio non lo guardo. Ora ci restano da fare due e abbiamo finito la missione. Ma io ne ho fatte esplodere 4 e ancora non mi ho concluso la missione. Non è possibile, ne ho 4 le TNT. Ti giuro, 4 ne ho fatte esplodere. Ti bacchi tutto, problemi di disco delle YouTube, problemi di giochi delle YouTube, com'è possibile? Cazzo ne so, ti dico che le ho distrutte tutte, ma... Maybe next time. Possiamo tranquillamente switchare così. E torniamo al nostro personaggio principale. Per essere un tantino più veloce. Poi ci occupiamo di questo. Vedi, è sottoterra, ragazzi, sto stato. E poi tentiamo di salire qua sopra. Abbiamo tutto il tempo del mondo per farlo. Sei tu la mente che mi dice il gioco. Sì, pure a me l'ha dato quello schifo di messaggio. Ed è finita qui la missione. Success. Fine. Basta. Non c'era niente altro da fare. Non me lo sa, non me lo dà a me. Success dello schifo. Non c'è niente altro da fare. A te ti ha completato la missione. A me no. Non l'hai capito forse. L'ho completata dalla PlayStation 2 al PC. Questa missione l'avrò fatta tipo 3-4 volte. Che è talmente semplice. Ma ti giuro, a me non me lo sta facendo. Secondo me mi dice la TNT, sono sicuro. No, tutte le ho fatte esplodere, Tom. Neanche nella mappa c'è la TNT. Allora, tu hai fatto esplodere. Allora, nella prima parte entri nel negozio, ce n'è. Ce n'è una a destra, una a sinistra, una sopra e una un po' più in là. L'ho già fatta esplodere tutte. Allora riavvia, non sei buggato. Porco schifo, se ti posso mandare a fanculo, dimmelo subito. Ma dobbiamo fare la partita online, tu stai mettendo a fare la campagna e stai uscendo qua sopra la campagna. Ma davvero, fammi le circa. Poi è assurdo sta cosa. Che gioco è? È un gioco bellissimo. Un gioco di merda, ecco il gioco. Solo perché non ci sai giocare tu. Io non ci so giocare, vabbè. Non è possibile, Daniele. L'ho fatto anche in live, lo puoi andare a guardare. Non me ne frega proprio niente. Allora, dov'è la tua partita?
che avevo invitato, ora ti invito di nuovo. Chi se n'è andato? Sai che Andrea, ma pure il bot. Il bot. Mi devi accettare però? Se tu mi. Se tu me la fai, ti io. Ho mandato l'invito. Ah. Sì, sì. Puoi anche entrare automaticamente tu, eh? Se mi fai entrare io entro. Ma che cazzo è? Ma perché mi manda sempre lo stesso messaggio? Sto fumando di continuazione per farti entrare. Sei scemo. Giorni tu per un cavaliere. Fino alla linea. Figa questa mappa. Al segno Lubren, 1001 battaglie. Bellissimo. Questa mappa è bellissima. In effetti dovevi continuare la campagna di questo. Guarda, se si bugga come la prima missione la continuo sicuro. Ok, capito i bug, stare. Secondo me è il tuo PC che fa cose dell'altro mondo assurde, perché non è possibile. Non certo, è mai successo. Certo. Però in live sei tu quell'uomo dei bug. O sbaglio? Sono io l'uomo dei bug, ma non per queste cose, però. Ah, certo. È un gioco, è uscito per PlayStation 2, non c'è mai avuto bug. Io potevo capire se era nella modalità online un bug, ma qui proprio bug proprio. Vabbè. Ma è mai successo, tipo per dirti. Sono successi, sì, per carità, però. Allora, dobbiamo giocare in modo selvaggio oppure in buono, gentile. Gioca e non rompere la testa. Ciao Jimmy! Come vai? Tieni Jimmy! Oh, 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 oh. Perfetto. Qual è l'obiettivo? Ciao Jimmy! Userò tutte le armi del gioco se riesco. Questa mappa, questa partita. E finalmente ragazzi siamo in partita. Dopo che Daniele è sclerato come uno scleratore seriale. C'è anche Fabrizio che ha il gioco, che lo dovevo chiamare, aspetta. Fabrizio, vieni in PC, c'è Daniele che sta giocando pure, stiamo giocando a Bonus, vuoi venire per favore? Ci giochiamo tutti insieme. Brilliant! I'm almost speechless with admiration. Che così siamo in tre già e ci divertiamo di più. E non accetto un no come risposta. E se c'è in due non si capisce un cazzo. Allora, adesso proviamo. E poi proviamo. Ma sì, dai. Anzi no. Decidite. No, mi sono girato per sbaglio. Ti ho tolto 9 con una cosa. Mi sono girato all'improvviso. È stato troppo veloce per quella volta che mi sono girato. E quindi è andata male. Colpa di Daniele. Certo. Vai Rambo. E ci vedere chi sei. Va bene. Da dopo inizierò a fare lo stronzone. Inizierò a buttare tutto quello che posso buttare. Povero Crash. Ovviamente lui c'è un delay tra una parte, tra quello che fa lui e quello che vedo io. E quindi voi vedrete due volte indietro, praticamente.
Sentire Daniele che fa le cose tipo, capito, va? Ho capito che è non successo. È male l'idea, però hai sbagliato arma. L'idea che hai avuto non mi è piaciuta, però no, non era l'arma giusta, secondo me. Vabbè, se poi la mina fa il la bomba fa il cazzo che vuole e rotola in un fianco, non è problema mio, io bene l'ho lanciata. Io dico che potevi fare di meglio. Come mi insegna Davide. Un bel colpo di mazza fa sempre bene alla salute. Il suo stile è un po' semplice, ma diventerà infiammato poi dopo, capirete. Poi c'è lo stile di Davide, è lo stile tipo torneo. È uno stile proprio con le giuste cose. Non senza armi sgrave. E se ci sono sono a turno, dopo tanti turni. Le cose sono misurate, cioè non puoi usare tipo tante volte un gadget, non puoi usare tante volte un tipo di arma, se no sarebbe troppo illegale giocare. E non c'è, ovviamente abbiamo, non abbiamo 100 di vita, se non sbaglio, era un po' di meno. Attenzione, Daniele ci riprovo questa volta con la mina. Dovrà funzionare, potrebbe essere riuscito a farlo, lo scopriremo vedendo. Che la fa? Togliendomi 34. Il nostro eroe è riuscito a ferire il nostro Bandicoot preferito di quartiere. Ma quindi io penso, e cosa devo fare io per ferire di più il nostro caro Daniele? Tieni la mia bella omelette. Du fromage. Mamma mia che culo. Direi non tanto culo. A little premature, isn't it? Ma è morto o non è morto? Mi sa tanto di morto il tuo amico. Ora tocca a Johnny, il nostro caro amico, il suo bellissimo Johnny. Ovviamente vediamo i nomi di Tevermi. No, non è bloccato. Ah, è bloccato in questo senso, sì. Mi è fatto apposta questa cosa. Adoro il martello, anche se è un'arma scarsa. Si è tolto giustamente. Esatto. Quanto dura sto effetto del martello, scusa? Per sempre. Ah, bello. Abbiamo fatto la nostra porca figura. Ora che dobbiamo fare? Abbiamo ancora l'omelette. Oppure. Non si riescono. Ok. Perfetto. No! L'ho fatta! Vado a pelo! Wow! Che turno! Ma in quei migliori maestri! E un po'.
Povero Crash. Pure la torretta. Però hai sprecato un turno. Quindi nice. Meglio distruggere quella torretta. Dici? Eh sì. Non capirei. Come sei sprecato, è come se hai sprecato un turno anche tu in ogni caso. No. Perché per distruggere la torretta servono più turni. Ma sì, proviamo un altro che ci posso. L'alieno, davvero. Nice, funzionato. Peccato che non abbia preso l'altro, però va bene così. Ah, adoro sto gioco. Boom, bitch. Speravo che lo colpisse pure mentre che non arriva. Sarebbe stato bellissimo. Volevo fare una tipo una specie di combo, volevo fare. Mamma mia, bello spaziale. Ma di qua non si dovrebbe vedere la torre. Come lo vedo dall'alto? Non mi ricordo mai. Olla è. Olla è. Ok. E come si ruotava? Con la rotella. Perché non me lo non me lo fa ruotare quella rotella, mi fa andare più vicino. Non devi ruotare la rotella, devi tenere premuto la rotella e gira e muoverti col mouse. Ah, ecco, posto. Pensavo se lo capissi subito, vabbè. Errore mio. Bravissimo, ok, buono. Sei bravo, ma dovresti prendere tutto. E invece no. Non so, andiamo. Oh sì, sì. Sì, sì, dai, l'hai presa, pensavo la rotella. E la torretta doveva averla presa praticamente. Mi sono fatto un bel tiro, infatti. Bravo Daniele, si recupera il tutto con un colpo di schiena che neanche i migliori maestri cinesi o giapponesi o orientali o occidentali o tedeschi, certo. O russi o francescani, insomma avete capito, quelli. E allora cosa io dissi? Cosa pensai? Cosa io dissi? Ma soprattutto cosa non sai? Perfetto. Il tempo è scaduto. Cioè, hai attivato la morte improvvisa tu? No, la morte improvvisa arriva quando scade il tempo. Siccome hai girato l'ombrellino della minchia. Vabbè, non c'entra niente. È bello Johnny che allora. Può fare il cazzo perché è bloccato. Già. Però dai, qualcosa. Perché non, perché non mi fa usare il rampino? Non capisco. Non puoi, perché è bloccato per terra, è bloccato, è inchiodato. Vabbè, me lo poteva far usare come arma. Dai. No, non funziona come arma. Non puoi muoverti. Con il rampino è un gadget, serve per praticamente per come dire muoversi. Viene usato anche per spostare oggetti, attenzione però. Dobbiamo essere anche giusti. Ma no. Serio, non ti vedi che con la rotella, se premevi con la rotella avvicinavi la visuale. Che cazzo ne so io? È un cecchino. È un cecchino, ma non pensavo fosse così disastrato sto cecchino. Madonna. Ti piedi in acqua, ramo. Si può dire. Porca troia. Dai, ti libero il tuo amico. Cape, guarda. Più che liberi è proprio... Ho liberato la vita. Non so come faccio a essere io, non mi è successa mai sta cosa.
li ho uccisi tutti. GG. Perché vedete, da questa lista e quelli che erano, cioè, con i piedi a mollo sono spediti tutti affogati. È durata 11 minuti, perché una partita non dura molto, posso, può durare anche di meno, io posso fare tutte cose. Comunque per fare una partita di prova, tipo, per farti capire più o meno come... Vabbè ragazzi, comunque tutte le partite andranno così, non vi preoccupate. Ma non è vero. Ma perché tutti quelli che giocano, così. Tutti quelli che giocano come fanno così. Ci rimangono male tutti, ci rimangono, tipo, non riescono a... come dire... fare. Tipo Davide esaurisce, per dirti. Ma perché Davide tipo è Davide però è un pezzo di merda. Perché? Perché avvicina le bombe e te le fa esplodere addosso. Bravo. E secondo te io cosa volevo fare con quel rampino? Ma devi riuscire a toccarlo. Che ho fatto? Che è successo? Mi è uscito dalla partita. Ho sbagliato io forse. Ti ricreo la stanza, ok? Vabbè. Metto lo stile di Davide, così sei più... capisci più o meno come volete fare questo. Ti invito. Andrea intanto se n'è andato, non ho capito dove è andato. Sì, ho notato che se n'è andato. Il mio mouse si muove strano, non so il motivo. Tipo a tratti. Tocca a te, Johnny. E appena mi carica. Sì, tranquillo, fai un tondo. Io qua ci passo l'intero pomeriggio su sto gioco, io sono praticamente un esperto supremo. E questo sarebbe bello se pure Fabrizio veniva. Se Davide pure veniva, eravamo in quattro, facciamo la partita. Pure Marco ce l'ha, quindi fai conto tu. Allora, vediamo. Oh, guarda che c'è qua. Io prima o poi una partita con quattro persone la vorrei fare, dato che ce l'avete tutti. Tutto. No, Veget! No! Addio, Veget. Oh, Ryoken! No, niente. Vediamo, è uscito? No, purtroppo no, per pochissimo non si vedrà. Spoiler, perché ricordate che sono in delay io. C'è un delay per vedere... capito? Vabbè. Però ora vedi dove è arrivato. Thank you for no kill my friend. But I want to kill your friend. Mi sono suicidato da solo. Evviva. Mi sei andato nella mina. Ma perché? Ma perché? Ma cosa hai fatto? È stato bello perché è esploso immediatamente. Poi mi ha fatto volare fuori pure dalla recinzione. Se ce ne vuole proprio. Minchia, è stata una mega esplosione. Hai visto? Le partite sono casuali, Daniele. Vabbè. Che pensi che sia? Vabbè. Comunque vedi che io ce l'ho anche io gli altri. Io ho tutti i worms comunque. Dico, se voi volete pure passare al 2D non è un problema per me. Io questo qua è quello della mia infanzia. Questo qua è il worms della mia infanzia. Ah, ma qua hanno 150 di vita. Oh, vabbè, lo scrivi di Davide. No! Che mira di merda questo. Dovevi mirare un po' più in alto. Sì. E anche un po' più a sinistra. La mira sembrava buona. No, io ho visto, guardandolo da come l'ho visto io, ho sbagliato un pochettino. Ma di poco, Un pochettino più in alto ed era perfetto, ti dico. Quindi, che cosa posso fare io per sopravvivere a questa apocalisse? Zombie.
Sì, ce l'ho fatta, sì. Bellissimo. Oh, Madonna. È stata bella questa, Non mi è chiaro come hai fatto esplodere il barile che stava lontani No, non era un chilometri dal... barile, era una mina. L'avevo calcolato tutto io. Ah, ecco. Adesso ha senso, perché le mine possono, ricordo che le mine possono esplodere improvvisamente e farti volare. Avvelenare con l'esplosione, intanto di esplosione. Esplodere e lanciare grappoli. Oppure possono fallire. C'hanno quattro La... cose diverse. Bella sta musica. Ciao. Ah, ciao, chiap. Have I ever let you down, Kia? Take a giant step back for mankind. For mankind. Niente, inizio sbagliato. Ma non pensavo di morire, ti giuro. Però non è questo il giorno per il mio stereo. I'll make you regret that. Disse il mio verme. E il mio verme, incazzato come una bestia, imbestialita, disse: Come osi, bastardo? E lui disse: No! Don't kill me! Ma lui disse di no. Te l'ho messo in punta apposta, dai, roba. Addio. Now it's your turn. Adios, amigos. Addirittura due in un colpo. Il segreto per una vittoria è sapere come colpire. Madonna, poi il fatto che la visuale è al contrario per mandare su e giù è Che fa? Puoi fastidioso. modificare, vedi? Schifo, è Ma si può fastidioso. modificare. Non sono E tutto vabbè, così. ora in partita non credo lo possa. Penso di no. Sono tutte cose che devi modificare. Puoi cambiare tutti i tasti tu in realtà, vedi, no? Tu che dicevi. Puoi fare tutto, puoi mettere tutto come vuoi tu. Ci sono le impostazioni per farlo. Mira, tutto, ogni singola cosa la puoi fare tu. Quindi Più che altro per funziona. questo volevo che tu usassi la campagna, che così almeno ti sistemavi le cose. Come al tuo piacimento. Non è che te lo devo dire io di sistemarti i pulsanti, perché ovviamente non lo so come preferisci. Cioè, porca troia, guarda questo com'è messo. Ma stai scherzando tu? Com'è? È meglio per tutti e due, non è getto. No, sì, ok, me l'ha preso, meno male. Bisogna anche saper improvvisare. Facendo questa cosa, io ho ferito sì il mio personaggio, ma allo stesso tempo gli ho tolto il veleno, che comunque nei turni che sarebbero passati avrebbe comunque portato allo stesso punto. In più, se tu sei un alieno, ci sono piccole cose che tu non sai. Solo giocando con l'alieno, con gli alieni puoi scoprire. Io adoro l'alieno, per questo l'ho inserito in quasi tutti gli stili, perché
È divertentissimo, fa scompisciare ogni volta le risate. Per dire. Ah no, ma noi abbiamo giocato in tre almeno, con Davide abbiamo fatto. Sì. E che fai? Ti rischi il tuo stesso personaggio. Non è un azzardo. Già questo lo metto più sensato. Questo no, per dirti. Questo sì. If I ever let you down, Q. Oh no! Questo è un colpo da maestro, se riesce. Anche l'hai fatta, bravo. Dici almeno. Vabbè, davvero ogni tanto non riesce a qualcosa. E così ti sei portato in avanti. Ma io adesso. Vado con liscio. Tutti quei danni, se non dico una scemenza, dovrebbero aver portato il personaggio. Vediamo un po'. No, niente, stavo scherzando. Forse il prossimo turno. Attenzione, colpo duro di Daniele. Ma no, ammazzi, potevi fare un'altra mossa più meglio, secondo me. Vabbè, ce l'ho infiniti questi qua, no? Non credo. Uno. No, mi è rimasto uno. Tutto bene, ha detto. Non avrei dovuto dirtelo, ma sei ancora agli inizi, sei un principiante, quindi è giusto aiutarti. Vedo un cazzo! Telecamera di merda. Cosa c'è da vedere? Non ho capito, io sto guardando. Ma cosa che non vedevi? Niente, madonna. Non gira, si alza in aria e non gira, non sto andando. Ma è un jetpack, non ha le cose che girano a destra. Ma ho capito, ma è un gioco, mica sta andando nella realtà, dei vermi stanno prendendo colpi di fucile. Ma di che stiamo parlando? La comodità del guidarlo ci deve essere. Addirittura la comodità. Certo, io devo potermi girare a destra e a sinistra per vedere dove sto mettendo i piedi invece di finire nell'acqua come un salame, no? Tu non hai visto quante volte si muore per queste cose. Non hai idea. E mi è rimasto soltanto lui, praticamente. Sì. Per questo ti sei un pochettino, facendo quella mossa lì sei un po' condannato. Ma quando se ti piace in maniera comica la cosa. Indovinare, non c'è morto, è solo un dito e non c'è. Se non è caduto in acqua non è morto. Cioè, Fede, proprio in mezzo. Solo io c'ho sto culo. Dovevi mirare, se miravi ce la facevi. Avevi la possibilità per vincere comunque. Ecco qua, grazie. La vedrai che culo ti ha teletrasportato proprio in quel punto. Quanto si può essere culati? Cioè, tutta una mappa ti ha teletrasportato dove ti serviva. Ma posso guidarlo? Che bello. La morte arriva solenne e lenta. Come la vecchiaia e il tempo, inarrestabile. Questo povero Cristo è cronico, tutti muoiono uccidendo. Una buona compagnia. I cazzi, ho sbloccato pure l'achievement. Una buona compagnia. Oddio.
un venditore di granny. Avevi tutte le carte in regola per vincere tutte. Se magari non sbagliavo due tiri e non mi faceva. Bravissimo. No. Se non sbagliavi ce l'avessi fatto, te lo dico proprio tranquillamente. Perché bastava che uccidevi quello lì, poi nei due turni successivi mi ammazzavi il mio personaggio principale. E avevi vinto, tranquillo, avevi vinto. Se tu non sbagliavi quella azione lì, avevi vinto. Se io lo sbagliavo, se avessero messo un comando di visuale migliore su quel jetpack magari. Non è che... Daniele... Era un gioco, questo qua è nato per PS2, tu stai chiedendo troppo secondo me. Ho capito, cazzo. E ora come faccio? Ok. Ma che se che ne so, sei dentro un buco. Infatti non capivo. No, non posso. Da qui sono qua, madonna. Ci rendiamo conto? No! Ti sei fatto male cadendo? No, per fortuna non troppo. Non ti ho colpito. Ah, l'hai lanciato malissimo, secondo. Già, è del posto quello. Già. E chi te lo tocca quello? Allora, vediamo. Ci sta, vedi. Uno, due. Madonna, come sono messi gli altri però. Anche tu hai un re però, eh? Attenzione. Oh, salve lei. Cazzo ci fa qua? No, Spyro. Mica una mina pure accanto. Madonna, sono sfigato sto qua. Cosa farà Daniele? Rischierà e proverà a prendere la mina? No, ok, non lo fa. Perfetto. Meno male. One bullet against my six. Thank you. No, come fa? Bastardo. Oltre il danno la beffa. Red wine with fish. Well, that should tell me something. Francheggiando. Lanciando i Frankenstein. I danierani. Meno male che ci sei tu, perché qua io veramente... c'ho ancora fame. Devo fare un paio di panini. C'ho una fame da lui. Ti giuro, sono tornato dalla cosa. L'abbiamo tolto le cuciture, i punti. E sono tornato con una fame da bestia. Proprio una fame da enorme. Mi sono mangiato due panini e avevo ancora fame. A pranzo ho mangiato e avevo ancora fame. Signore, questo è un colpo da maestro. Questo è un colpo basso, uccidi sempre alto. Terminator. Ma era alto, non era basso. Zitto, strunzo. Questo signore era un colpo alto. Dove vai, se la figa non ce l'hai. Bella guaiana, mucca di sta banana. Comunque, se tu ti abiti a giocarlo, il gioco secondo me ti piace. Ma come dai, ti vai avanti, Cristina d'Abbacchio. No! Porco schifo, non ci credo mai nella vita. Non ci credo mai nella vita proprio. Perché c'è provato di nuovo a salire, no? Ah, ok. È troppo comica sta cosa, ti giuro. Non morì. Vabbè, questo me l'hai ucciso, vai. Andiamo. Non muori, bastaso. È morto? Sì, ma non quello che pensi tu. Tu sei andato e venuto così. Cioè, ti giuro, sono andato per ammazzarti quello ed è morto l'altro. Così a caso. Ma quello non si può muovere, quindi a me sta... Sbagliamo. Sei caduto con un salame? Sì. Bene. Che belle notizie ogni tanto. Tocca a Immortal, l'uomo che immortalava la vita. Immortal! Vuoi vedere la partita, Andrea? Immortale, eterni, solo per un po'. Tieni qua. Mi secco. Vabbè, io ti ho mandato comunque. Ti fai dei risalti come Daniele si ammazza da solo. Allora, sono stato io. Allora, e il tempo passava mentre Daniele decideva come uccidermi tutti i miei personaggi preferiti.
Ah, ma c'ho zero alle spalle, non lo sapevo. Cazzo, ci è sto schifo. Ma si gioca, non stai girando, è facile. Niente, so. Vediamo se riesco a fare tombola. No, comunque, okay, vediamo. Ah, ok. No! No! Per pochissimo non avevo fatto tombola! Non ci posso credere, quello che sto vedendo. Per un millimetro! Il nostro eroe zero è praticamente armato fino ai denti. I denti armati. Altro che armato fino ai denti. Intanto quello lì non lo puoi muovere, ottimo via zero là. E io intanto perdo capelli. Perfetto. E così li prendi tutti però, tizio. Non lo so, non è detto. Io penso che li prendi almeno tre. No, solo uno. Due, sì! Tutti i miei hai preso? Sì. No, io ne vedo solo uno, penso. Okay. Che big ass bitch, madonna. È uno, è due. Contro il grande maestro, ancora una volta il nostro eroe combatte con i denti e con le mani. Quelli si urlano, a vicenda. La partita si fece affermata. Poi tu come cambi i personaggi? Shift. Nella decisione? Shift. Salve. Lei qui non è molto ben gradito, quindi io vi lascerei un souvenir e me ne andrei molto velocemente. No. Addio. Amici, addio. Non ci dobbiamo lasciare. No, ma spiro. Perché ora incontra Crash, non ti preoccupare. Benvenuti nella casa blu, porco. Quello è Crash. Perché il mio omino c'ha 6 HP? Ne aveva 75! Sì. Madonna, sti alieni. Che vai, vai. E uno. Due. Guarda come si diverte a spararmi a Immortal, guardala che roba. Addio Immortal, non eri così Immortal. Immortal, no! Adesso Daniele riescono due bambini, come me riescono due bambini. Chi vincerà? Quale bambino sarà più forte dell'altro? Mi sa che è rimasto per un turno, mi sa che anche l'altro alieno è esploso. Addirittura. Con Shift. Sì, infatti non mi fa scegliere, tanto lui mi fa usare. Veramente? Schiacciato maiuscolo, sì. LOL. Johnny, no, 53 HP c'ha Johnny, perché non lo so, ormai è troppo tardi. Va bene. Quando se ti muovi non puoi più usarlo. Giustamente tu sei stato in jetpack, quindi non ne hai più. Perfetto. Nice. No, non toccare Crash, no. Auf Wiedersehen, bitch. È caduto in acqua. Spoilerami. Non te lo so dire, aspetta, allora te lo posso dire tra un attimo. Forse ho ucciso pure il mio, quindi. E invece no, non ho ucciso né il tuo né il mio. Spoiler che supera gli spoiler degli spoiler di Spoiler Olandia. Spoiler Olandia. I'll get you. Quindi fammi vedere un po' la situazione. I'll get you tonight. Ma cazzo è il tuo, scusami. E il mio è sotto il tuo culo. Sotto le tue graziose natiche. Ah, spero ti facessi danno da caduta. Mi scappo da... Piano piano. Ok. Piano piano. Cadi, bitch. Okay. Sei caduto, bitch.
Non vedo niente. Piano piano passare lontano lontano. Guarda, guarda come corre, guarda come corre. Vai, vai. Johnny, addio. Amici. Vai. Johnny, addio, è stato bello averti in squadra. Beh, ti è rimasto solo Rambo che ha 150 di vita. Contro il re Zero e il suo suddito sotto. Sì. C'è il Rambo che è tristissimo. È rimasto. Minchia, ti mancherebbe pure. E allora, vediamo se riesco a fare. Cosa? You can o you can't? Vedremo su. You can, di Mortal Kombat. You can. Oh, ma salve. Boom! No, dai! Ma cosa? Ti ho colpito in testa! Hai colpito gli occhiali, non hai colpito. Ma stai scherzando? Io l'elmo ho colpito! No, hai colpito gli occhiali, quelli sono gli occhiali. Ma che cecchino di merda! Hai sbagliato tu a mirare, non è colpa di cecchino. Ma che cecchino di merda! Voglio divertirmi anch'io, aspetta, dove sei? Cioè uno fa un headshot e niente. Headshot. La sensazione dell'headshot in questo gioco non esiste. Infatti io l'ho fatto e tu no, non vorrei capire come è possibile. Perché tu hai puntato direttamente in faccia, io ho puntato al casco. E tu devi puntare alla faccia, non al casco. Come faccio a puntare alla faccia se vedo il casco? Il casco comunque fa parte della testa, non vuol dire... Non è un headshot, è un face shot. Face shot. Quindi voglio comunque dire... hai colpito, non hai colpito il casco, hai colpito merda. Gli occhiali, hai colpito, ti ripeto, hai colpito gli occhiali. Porco Giuda, ti stermino. Hai colpito gli occhiali, comunque hai sbagliato tu. Oh Giuda. Perché gli occhiali di solito mirano, sono in alto. Non può prendere Zero, mi spiace. Ma questo sì però. Secondo me perdi un turno. Un turno fondamentale, perché comunque attacco aereo vedi che non uccide vermi. È l'attacco alieno. Non uccide vermi, l'attacco alieno. Io ti te l'ho detto, sto usando l'attacco alieno. Vediamo un po' il ragionamento di nostro Daniele, perché è rimasto. Comunque avevi anche questa volta la possibilità di vincere. Però quelli, questi errori qui piccolini contano sempre la partita. Io crash. No! Come cazzo fa a essere ancora vivo? Ma cosa fa? Ma che culo di merda! Perché cresce un po' a morire. È nel cuore di tutti noi. Vaffanculo! È nel cuore di tutti noi. Senti, ora mi butto e mi suicido. È nel cuore di tutti noi. Sempre se non mi ammazzi prima. Ma si prende pure la cura, st'animale. E che devi fare, povera bestia? Ma povera bestia, un paio di palle, dovrebbe essere 3 metri sott'acqua! Sott'acqua? 3 metri sott'acqua? L'alieno non uccide, e stavo usando l'alieno. No, perché a me piace l'alieno, l'ho detto prima, io lo adoro. C'è del vento. Mi chiedo malo tempo. Spero che il tetto mi copra. Va bene, diciamo che mi ha coperto. Io direi di no. 75 danni. Non ti ha coperto. Vabbè. Non dico io. Però non mi ha fatto volare. Ma sei morto quasi. È detta l'ultima parola, Johnny. Cosa è successo? In acqua. Le scatole misteriose gli tolgono danno a volte. Ma che? Ma proprio, a me mi danno da dire danno! La scatola presa della ceppa! Ma lo vedi che ci sono sfigato? Lo vedi che sto sfigato? Io non è che uno dice, no, stai sbagliando. Pure il gioco ce l'ha con me, la scatola. Mi fa ammazzare dalla scatola. Ma che cazzo prendi la mira con quello? Ma sparami e basta! Pure caduto in puro, non ci non bastava. Che appunto l'ha tolto. Porco Giuda. Ma ci ero, ben ucciso ho fatto, 400 M ho ucciso. Chi me? Sarebbe passata la miglior vita. Ma come sono andato? Hai ucciso sulla bomba. Non
Giuda. Porco Giuda. È una partita bellissima, c'è la parte finale poi bella. Tu vai, vedi, ancora la possibilità di fare, prendi la scatola. Che cazzo è? Io sto sfigato fortissimo, roba pazzi. Sì, veramente questa cosa, quest'ultima parte è stata assurda, cioè è avuto una sfiga. Va bene, io vado a farmi un panino, tu intrattieni il pubblico, fai altro, non lo so, anche perché... Vai, fatti il panino. Non lo so, giocata, apriamo altro, non lo so, tanto sono sfigato. Sì, in guerra e in amore, io sono sfigato in guerra, forse anche in amore, faccio proprio schifo, ma che cazzo. Che capita? Aspetta, mi fai vedere una mappa di Worms 3. Non è in gioco, in amore. Va bene, sto arrivando. Quando hanno il video collino. Questa cosa è bella, ma non è quella che voglio vedere. Quella che voglio far vedere. Ma Daniele non ce l'ha. No, non ce l'ha, non ho la PlayStation qui. Ah, che palle. E non so, questo erano tutti là, dice, vero? Due serie che voglio giocare. Vedrai che c'è. Vedrai che lo giocheremo anche qui. Quello qua era D-Day, madonna, questa mappa qua è la loro. Ma è il tempo che aspettiamo. Tu che hai fatto in questo momento? Questo periodo avevo mangiato. Hai mangiato? E come stava? Buono. Nel senso, cosa hai mangiato di buono? Non ti urtare però così tanto, ti ho chiesto solo cosa hai mangiato. Schifo. Vuoi giocare a LOL? Vuoi giocare? Ok, facciamo questa partita qua e mi fa vedere la mappa di questo paese. Di questa cosa. Quanto dura la partita? Penso 10 minuti e anche di meno. Al massimo mi metto il tryhard. Voglio far vedere questa mappa qua, è bellissima. Merda. Comunque a te a quanto va la linea? Non lo so. Così cosa? Come non lo sai? Se fai ping test quanto dico? Non lo so, te lo dico, vuoi saperlo? Sì. Beh, sei facendo. Facciamo ping test, vediamo un po'. Start ping test. La media 29 ms. Ok, sì. Il ping è 29. I megabyte? Minuto 23, 26, MGS 32. Aspetta, provo a prendere un altro sito, aspetta, non mi piace questo qua. Devi prendere questo. Faccio speed test e basta. Aspetta, non l'ho fatto, tranquillo. Opla. Sì, tranquillo, l'ho fatto. Speed test di quasi finito? Finito l'upload? Sì, ma non lo puoi dire, io voglio solo sapere i megabyte di ping. Non mi dice con il ping.
allora, in mega pizza, anzi. Allora, King Kirk, download 80 upload 18. 80? Sì. Da dove l'hai fatto? Internet.net. Riecchimi. Partiamo con questa qua e poi andiamo sul LOL, va? Voglio far vedere stamattina. Tempo mangiucchio. Questa mappa ti piace? Questa mappa ti piace? Non scommettiamo. È sul LOL quanto ping hai? Non lo so, dopo ti dico. 50. Non lo so, penso 80. Come 80? Come è possibile? Non lo so, io manco io. Dovresti avere... Ci piace questa mappa, Daniele. Cioè, dovresti avere 50. Avevo il campo della seconda guerra mondiale. Bravo, ti piace. Carino. Guarda come muore per primo Terminator. Sono disgraziato, sempre in mezzo. Cristi Dio. Sei volato. Coppa 2. Coppa 2. Per vendetta. Per vendetta. No! Bellissimo. First blood. Non ridi più, Daniele. Ma che davvero. Meno male non è quello di Nappa, perché è sempre il primo che muore, solo lo termina. Si chiama Terminator e viene terminato. Ma... o tu l'hai chiamato così? Io l'ho chiamato così. Certo. Scusate, mi affogo ogni tanto. Che colpa, Daniele. Comunque io adoro questa mappa perché c'è pure la pioggia. Sembra tipo la guerra mondiale, questa qua è la mia mappa preferita in assoluto. Ed è del 3D questo, non è dell'ultimate, questo dice, la dice tutto. Allora, non ne faremo. E fino alla musica fino è figa. Fino alla musica è figa. La cosa figa è che lui tipo il casco pure della seconda guerra mondiale. I miei sono vestiti pure in direzione della guerra. Mezza zappare se poken! Andiamo a sistema di... I'll break it if you don't tell me. Non è mio. Ma quelle barche lì si possono usare. Fantastic! No, non si possono usare. Sì, si possono usare. Ma che cosa? Le barche qua sotto. Urla. Non ho idea. Urla più forte. Ah. Parla fortissimo. Ciao Andrea. Parla in continuazione. Attacca, 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 attacca. Va bene così. Non ti senti. Perfetto. Avessi il piacere che non esplodesse una. Cosa fai? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo stronzo! Ma cosa? Cosa? Non lo puoi fare in controllare, che cazzo! Non ho capito, non ho. Siete solo... Brutto stronzo! Dimmi. Ma come ti permetti? Un colpo perfetto da maestri. Che madonna. Come ti piglio io. E salta. Non vedo un cazzo. Che telecamera di merda. Non vedo un cazzo. Vedo tutto. Vabbè. Ma perché non mi sei mai sbaggato da solo? Addio. Bitch. Ma qualcuno di merda. Io non posso giocare così, però. Io non posso giocare così. Ma è normale. E
guarda caso il mio è in punta per essere lanciato. Yeah. Guarda il campo. Addio del miele. È stato terminato. Te ne ammazzo tutti con uno solo, giuro, te ne ammazzo tutti con uno solo. Oh. Deve essere... Ah, ha smesso essere... di piovere, che figa, è troppo bella sta mappa. No, mi faccio un piacere da risale, tipo, cioè, provate in tutti i modi per uccidermi. No. Che poi non è cool, è... non lo so come cos'è, qualcosa. Cosa ho fatto? Mi sono fatto male! Vediamo come. Certo, se chiedi troppo in alto. Basta, io abbandono. Ma vai no. A fare il ma culo. I have a slight inferiority complex. Si è arreso. Ma veramente si è arreso. Non ci posso credere. Quindi ragazzi, penso che finiamo qui. Non c'è niente. Almeno Worms sì. Basta, dice il nostro eroe basta. Quindi vediamo. E che cazzo? La sfida non è mai stata così potente in me. Alla prossima. Quindi... Ma qualcuno di voi ha visto Mirenki? No, sì, l'ho visto tutto. Alla prossima.